Ok, trasmetto in diretta, dai. No, non ruoto il dispositivo. Devo ruotare il dispositivo. Ma porca della puttandra Eva. Così. Niente, ruoto il dispositivo. Facciamo in verticale. Vabbè. Ah, come al solito. Hai fatto. Con i Fein. Compressore CS compresso. Shine on your crazy time on Pompeii 2016. Sempre se come al solito non me chiudono, sì, ok, sì. È lunga la storia. Un po' più bassa. Non mi bloccano. E non c'ho la Stratocaster. Vabbè, è questo, dai. Che c'è di differente? Che io devo tenere un po' il volume un po' più basso, il volume dell'iWatt, ok? Questo era Gilmour, poi che ci abbiamo messo il chorus? Io ci metto il chorus perché mi piace il chorus, ma ci puoi mettere il flanger, il rotary, quello che vi pare, tanto la Digitech c'è al mondo. Andiamo a sentirlo perché così di default, senti, è un po' più. Passo il mio di volume, applausi. Questa è live a Pompei, eh? Allora, mediamente lui è un po' più squillante, questa cosa la potrei fare anch'io. Ripeto, è una questione legata alla chitarra. Questa non è la chitarra di Gilmour, è chiaro, no? Questi non sono i magneti di Gilmour, questi sono i magneti di una Gregg Bennett, che fa il suo porco lavoro. È chiaro che suonano leggermente un po' più scuri. Per farlo dovrei prendere una Telecaster o una Stratocaster e suonarla così, ok? Oppure adottare un sistema di equalizzazione come questo che. O ancora meglio sarebbe quello di alzare il volume perché,
come ben si rispetta, la Digitech RP1000 a volume basso diventa cupa, a volume alta diventa squillante, ma questi sono tutti i suoni che fanno questa fine. Perché metto il chorus? Perché poi alla fin fine il chorus è quello che va alla grande. Sì, il C chorus, quindi il C chorus. Se no potrei mettere il famoso Univibe, che a noi non ci manca l'Univibe. 765, intensità 99, volume 99 e verrebbe più o meno di questa fattezza. Ok, questo è troppo presente, possiamo anche toglierlo. Ok, quindi però io metto come al solito C e chorus di default e viene una cremina, anche perché così poi lo potete usare per tutte le cose che vi interessano. Oh, io qui c'ho un tape come delay. Potrei mettere anche un Echoplex. Ok, mettiamo un ritardo un po' più di ripetizioni. Ok, quindi che è più o meno il suono che ha lui. Possiamo anche togliere un po' più di presenza del chorus perché come volume lo possiamo mettere un po' più basso. Qua sempre come al solito, senza utilizzare roba strana, sempre compressore. In questo caso sta utilizzando l'iVat, ma leggermente un po' più sporco. Questo poi dipende dai live che lui fa. Ogni tanto c'è un po' più di compressione, un po' più di overdrive sotto, ma fondamentalmente sfrutta quello che è il gain dell'iVat. Di default è 85, se io mettessi 99. Quindi te lo faccio risentire. Thank you.
anzi, qui addirittura non è neanche, rimettiamo l'85, quindi ritorniamo al live at standard, quindi neanche mette il gain. Lui qua va direttamente con un boosterino. Io qui ho il fuzz face. Questa chitarra c'ho un po' di problemi sui controlli perché non, diciamo, non parzializza, nel vero senso della parola, i due magneti. Quindi se dovessi mettere il fuzz face e mettere tutto chiuso, per esempio, così è tutto chiuso, e metto il fuzz face e lo attivo, mi suona. Senti, senti. Non riesci qua a pulirlo. Eccolo. Non c'è gain. Quindi diciamo che questo come controlli è leggermente diversa rispetto a una Stratocaster, rispetto a un... Quindi è meglio non usarlo. Ok? Qui preferisco magari utilizzare un po' più di booster, che sarebbe il compressore, il compresso, leggermente un po' con un po' più di cattiveria. Ok? Quindi viene. Esattamente l'iVat senza neanche il compressore addirittura. Quindi, come vedete, se prendete la Digitech RP1000 la mettete para così come viene, quindi di default proprio valori di default di come prendete il Chorus CE, attivatelo, pam, quelli sono i valori. Compressore CS Compressor, che sarebbe quello blu, ok, accendi quello, parametri, quelli standard. Live at, parametri standard. La felicità di questa pedaliera è che non c'è bisogno di smanacciarci esageratamente dentro. Già ce l'hai i suoni, si tratta solo di capire come farli funzionare. Per esempio, abbiamo visto che su Shine Crazy Diamond, quando fai l'inizio. Qui lui utilizza il compressore, lo utilizziamo anche noi, e infatti viene più ovattato, viene più morbido. Quando va, e quindi c'hai un suono, essendo compresso, tutte le note più o meno hanno la stessa altezza come intensità di volume, ok? C'è quell'attacco un po' più particolare, un po' più presente, taglia, e quindi è un suono più naturale, però è molto equalizzato. Quando levi di brutto il compressore, entra in gioco la simulazione dell'iVat, che è fatta bene, e quindi quando tu spingi sulle corde lui distorce, perché come gain sta a 85. Questa è l'iVat a 85, però se tu ci metti un chorus e lo sfiori. Capito? Quindi chiaramente stiamo sempre parlando del fatto che qui c'ho un humbucker, non c'ho un single coil. Quindi, però, dal punto di vista sonoro c'è poco da smanacciare con l'RP1000, oltre al fatto che è una bestia da palco, perché è nata da palco. Sempre Jennifer Batten, una delle famose chitarriste
Donna che ha fatto i suoi tour insieme a Michael Jackson si è sempre portata la Digitech RPL, continua a portarsela. Come amplificatore c'è il Blue Amp 1, però dal punto di vista degli effetti, effettistica, lei ha sempre utilizzato la Digitech RP1000. Le simulazioni sono ottime e quindi questo che stai sentendo è praticamente un iWatt. Stiamo sempre parlando, io poi sto suonando su una cassetta 150 watt, ma con un cono da 5. Tu stai sentendo un cono da 5 watt dentro casa. Tu immagini attaccato a un impianto, una cassa, una Yamaha Flat Response, quelli da 100 watt, tu praticamente butti giù i muri avendo la simulazione dell'iWatt. Questa cosa ti permette chiaramente di portarti soltanto la pedaliera e non di portarti il mondo dietro, ok? Adesso stanno utilizzando le pedaliere, prima sono uscite pedaliere digitali con l'Helix, cose di questo tipo. Adesso stiamo tornando, o almeno Fender ti fa pagare per nuovo un qualcosa di veramente vecchio, ovvero sia la digitalizzazione ormai dal 2010 che è iper tecnologica, e non fa nient'altro che costruirti un amplificatore digitale con la faccia di un vintage. Infatti questi che sono usciti ultimamente che hanno un processore all'interno, la faccia identica spiccicata a quello che vuol vedere l'occhio, no? Anche l'occhio vuole la sua parte, quindi voi vi comprerete gli amplificatori digitali, sempre con la doppia G, e con la faccia del vecchio amplificatore valvolare. Poi non c'è neanche più la cultura o il sentore, diciamo che si sono quasi dimenticati i veri suoni degli amplificatori. Ma perché? Perché su un palco se va già con 40 watt, un Fender Deluxe 40 watt, già ti rompono le palle. Insomma, io l'ho dato via a una carissima persona che lo fa fruttare professionalmente, ne sono veramente contento. E diciamo che la direzione ormai è quella, ragazzi, mettetevi l'anima in pace. Quindi, se volete un iWatt che funzioni a dovere, quello della Digitech RP1000, se non volete la pedaliera l'RP1000 che permette una certa flessibilità e così via, ci sono anche la XP360 che permette addirittura di fare una traslazione degli effetti prima e dopo il compressore, prima di quello, così si chiama la signal chain, praticamente il segnale, la catena di segnale ve la potete un po' disegnare voi. Qui stiamo sull'old school, ovvero sia sulla vecchia scuola, dove praticamente c'hai l'obbligato compressore, distorsore, chorus, effetti, modulazione, delay e riverbero. Io la preferisco, è la più semplice, la più immediata, è Amen, ok? Anche perché poi è inutile andare a suonare con 50.000 suoni. Quando alla fine ricopiamo sempre gli stessi, la Marshall, il Fender, la Mesa Boogie e l'Orange, ma insomma, cioè gli effetti sugli amplificatori poi sono quelli, quindi è inutile che ci stiamo a menar can per l'aia. Quindi se volete una simulazione, che ripeto, questa è Live a Pompei del 2016, e qui si sente tranquillamente Gilmour che suona e. Sentite l'attacco, però l'attacco lui ce l'ha con il compressore. Lui ce l'ha con il compressore, ragazzi. Eccolo. Sentite? Anche qui,
Quello che fa la differenza sono gli accenti sulle pennate, la pennata che si sente di più perché c'è l'attacco, che quindi quando tu suoni ti entra il compressore, però comunque senti il segnale un po' più sporco, però cioè, il lavoro su Gilmour non è soltanto... No, è proprio... Cioè, studiatevi anche la pennata, perché anche questo fa la differenza di come plettra non è soltanto la posizione delle dita, sì, per carità, è proprio il discorso di come plettra sulla corda. Spesso fa degli armonici sotto e quindi dovete andarci un po' con l'armonico, ok? E poi il vibrato. Spesso e volentieri quando fa degli assoli e devi fare dei bending e devi tenere lunga la nota, lui tiene la nota. Spesso utilizza la leva perché? Perché per su EU, per esempio, l'assolo su EU è difficile perché lui deve tirare delle note lunghe, quindi non deve essere né calante né eccedente, e nel frattempo comunque deve vibrare, quindi però deve mantenere il sustain. Che fa? Praticamente tiene la nota e una volta che tiene la nota, in questa maniera lui qui è sicuro di averci la nota intonata, ok? E poi vibra con la leva del vibrato. Questa è un'altra tecnica di Gilmour, no? Che fa lui spesso e volentieri per questo motivo qui, per non essere né... perché fai... A parte lo sfregamento, le corde e tutto il resto, è proprio un discorso di pulizia che abbinato con un distorsore ci puoi stare le ore, capito? No, allora perdi il sustain. Ok. Basta perché sennò diventiamo matti. Però capite qual è la. E non sto usando 2000 watt dentro casa, non sto usando 2000 watt. È che il settaggio, che è sempre di default per quanto riguarda il fuzz face, permette con la chitarra che è tirata sulla nota giusta e vibrata in maniera opportuna, perché poi ci sono pure quelli che hanno l'ansia da prestazione. Stavo a fare così, quello lo fa su ICOS ogni tanto, però capite? Quindi c'è proprio tutto un giro di mondo dietro alla strimpellata alla Gilmour, che non è soltanto la pentatonica, insomma, ci sono delle piccole accortezze. Io chiaramente faccio del mio, l'ho studiato orecchio, in qualche modo me lo studio, me lo ripasso. Non sono pulito come chitarrista, non lo sono mai stato, sono sempre stato un po' cacerone, un po', però insomma, grinta, un po' di cazzimma, come si dice in questo caso, mi piace. Bene, sono stato pure troppo prolisso. È la Digitech RP1000 con i parametri di default per quanto riguarda la cassa spia, che è una Fane 4x12. L'andiamo a rivedere 4x12. Poi abbiamo il chorus che è di default, il chorus CE2, ok? Quindi poi abbiamo il CS compressor di default anche lui, l'IWAT 6900. Di default con il gain a 85, di default, individuo di default. Cioè abbiamo un Ecoplex giusto per avere un suono un po' più ghimuriano, un po' psichedelico, e Lexicon Hall. Ok, quindi se volete avere un suono ready to go, questo potrebbe essere una vostra possibilità. Spendete poco perché la Digitech RB1000 se la vendono tutti perché tutti vogliono l'ultima uscita di pedaliera digitale. E quindi invece noi che non andiamo presso le regole e alle mode, ci prendiamo quello che ci interessa di più. Ok? Saluto a tutti, ci vediamo alla prossima e campa cavallo che l'erba cresce. Ciao!